Amici di Sulla Zampa, qui abbiamo tanta voglia di primavera, quindi oggi prepariamo una zuppetta bella colorata e anche profumata perché vedo delle belle spezie. Ed è una zuppetta, diciamo, per il passaggio di stagione, perché va bene ancora per una fase un po' invernale, l'inverno tra virgolette quasi alle spalle, però abbiamo ancora già dei fiorellini, in questo caso di garofano, che sono delle piante incredibili perché fioriscono già in questo periodo. Io qua vi ho preparato dei ceci che ho messo a mollo ieri per una decina di ore, poi li ho lessati in acqua salata con la pentola a pressione circa una quarantina di minuti. Qui ho il classico mix di carota, sedano e cipolla tritati e qua ho un mix di spezie ed ho paprika, ho della curcuma, poi ho del curry, una spezia molto molto buona, molto aromatica, tipica della cucina indiana, come anche i semi di coriandolo e i semi di un'altra piantina che ha un odore fortissimo. Mi prendo il mio piccolo mortaio, mi metto i miei semi di coriandolo e questi sono semi di cumino, gli altri secondi che ho aggiunto. Quindi adesso, Remi, seguimi. Io prendo le mie spezie in parte, le getto già nel mio olio, nel tegamino e anche il mio trito di verdure. Adesso farò rosolare il tutto prima di aggiungere i miei ceci che, essendo già lessi, non hanno più bisogno di essere cotti ulteriormente. Qua mi serve solo proprio per stufare e aromatizzare le verdure. Vado a prendere la mia paprika, le mie spezie, la mia curcuma che darà un bellissimo colore giallo carico, adesso lasciamo cuocere questa delicatezza ancora per una decina di minuti, giusto in modo che si amalgano i sapori, perché i ceci ormai sono già cotti, per poi aggiungere i nostri fiorellini quando sarà venuto il momento di servire in tavola. E adesso aggiungo i miei petali di garofanini